Buongiorno, siamo in diretta anche oggi per parlare del mondo delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, in questo momento di grande cambiamento, qualcuno lo definisce di crisi, io preferisco chiamarlo un periodo di grande cambiamento e come sempre anche nei momenti più difficili chi sa innovare, chi sa creare qualcosa di nuovo può avere delle grandi opportunità. E oggi a parlare anche di questo ho qui con me, oltre che un grande amico, anche un grandissimo imprenditore e tra l'altro un imprenditore che si è prestato anche al mondo della formazione con grande successo, Mirko Gasparotto. Ciao Mirko, buongiorno. Ciao Alessandro e ciao a tutti quanti i tuoi telespettatori, tutti quelli che ci guardano e che ci guarderanno. Bene, bene, bene. Allora Mirko, ovviamente tantissimi ti conoscono perché sei un grande imprenditore, hai veramente delle aziende importantissime, hai fatto veramente tantissime cose, ma negli ultimi anni hai fatto anche grandi cose nel mondo della formazione e molti ti conoscono soprattutto per la tua concretezza, come si suol dire, e la cosa direi che non guasta, perché spesso nel mondo della formazione ci sono delle grandi eccellenze, ma ci sono anche tante parole. Tu invece fin da subito, no, sei andato al dunque, ai fatti. Raccontaci un po' la tua storia, perché io ovviamente la conosco e molti magari la conosceranno, ma com'è nata la tua, diciamo, storia imprenditoriale e poi il passaggio anche al mondo della formazione? Beh, direi che potrebbe essere sicuramente di ispirazione a molti imprenditori, a molti giovani imprenditori che oggi magari sono a zero e dicono chissà cosa significa, cosa serve per scalare, cosa serve per fare una grande azienda, eccetera. Serve metodo, serve pragmatismo, serve autodisciplina, che sono le cose che sono più importanti. Io sono partito a 20 anni e sono partito veramente da una base scolastica bassa, da una famiglia che non mi ha messo a disposizione nulla, e sono partito nel retrobottega di una piccola azienda del Nord-Est con una funzione che era quella del magazziniere, quindi io consegnavo le bombole di gas, quindi la cosa che ha fatto la differenza per me, qua do degli spunti a chi ci sta guardando, è che già allora avevo un progetto ben preciso di cosa fare. Bisogna avere sempre l'aspetto progettuale della propria vita molto chiaro, perché altrimenti viviamo le nostre vite random e non riusciamo a essere focalizzati. Insomma, ho iniziato a fare il magazziniere in questa piccola azienda del Nord-Est. Ho cominciato a fare poi il venditore, da magazziniere sono passato venditore, mi hanno buttato in mano, te lo ricordi, Alessandro, il copia commissione con 3-4 certo, fogli, certo, per staccare, che sbagliavo sempre il foglio. Certo, certo. E ho venduto la prima sellatrice che non sapevo neanche cosa fosse, sinceramente. L'ho messo su un furgone Ford Transit con un tecnico e l'ha scaricata, l'ha fatta funzionare, costava 2.300.000 euro e 300.000 lire. E sono diventato poi direttore commerciale, insomma è una parolona, però insomma coordinatore dei venditori di questa aziendina. A 25 anni avevo una decina di venditori, di agenti di commercio, e il 10 di luglio del 1988 successe un fatto veramente importante. Tutti nella vita abbiamo dei fatti particolari. È morto improvvisamente il fondatore. Morto improvvisamente il fondatore e niente, io ho perso tutte le sicurezze che avevo, tutte le mie stabilità, tutti i miei punti di riferimento sono crollati, perché non avevano figli, fra l'altro questa coppia milanese, e quindi era veramente stato un momento traumatico. Ho raccolto i ragazzi, ho chiesto a tutti se tutti erano convinti di andare avanti. E ho chiesto un periodo alla signora Franca, ho chiesto un periodo di riflessione di 24 mesi, perché ho detto se lei non vende la società ci dà la possibilità di ragionare. In realtà non sapevo come fare, perché soldi non ne avevamo, eravamo giovani, scapestrati, eccetera. Poi iniziai a capire bene come funzionava il concetto dell'impresa. Avevo un'organizzazione per cui mi sono tenuto il 20% del pacchetto della clientela, che faceva l'80% del fatturato. Poi la sera, il sabato e la domenica, andavo a tutti questi corsi all'API e agli artigiani industriali, eccetera, per riuscire a colmare questo gap di conoscenza.
Ricordatevi che dovete avere conoscenze nella vita, dovete avere informazioni, dovete conoscere strumenti, perché altrimenti non andate da nessuna parte. Lo strumento per me è arrivato durante questo percorso, lo strumento si chiamava MBO, Management Buyout, semplicemente acquistare l'azienda per la quale lavori con gli utili dell'azienda stessa e pagare il debito con gli utili dell'azienda stessa. E fu per me un'opportunità incredibile, molto difficoltosa, perché coinvolsi anche altri tre colleghi di lavoro in questa operazione, dovetti convincere la signora che era un'operazione fattibile e cominciai il giro delle sette chiese, delle banche, per capire se qualcuno voleva finanziare, e le banche si mettevano a ridere, perché certo, le banche vedevano sto ragazzo, 25 anni, che voleva fare miliardi di vecchie lire di debito, dicevano, ma dove vai? Cioè, ci domandavano, la prima cosa che ci chiedevano è che garanzie hai, chi è la tua famiglia, avete appartamenti, avete immobili, avete qualcosa da garanzia? E noi sempre la solita risposta, no, noi abbiamo la buona educazione, la capacità di portare avanti un'azienda, eccetera. E ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alla 20ª banca, e veramente ero stanco, alla 20ª banca la Cassa di Risparmio di Venezia, nella persona di Delfino Secco, che era capo area, colse la nostra determinazione. Colse la nostra determinazione e ci chiese il business plan. 1988, 90, eravamo nel 90. Il business plan era veramente una cosa, è ancora oggi un tabù per molti imprenditori, ma insomma, allora era una cosa. Io feci un business plan spettacolare e quindi facemmo l'operazione. L'operazione fu finanziata dalla banca. In 5 anni abbiamo pagato il debito. Poi l'azienda era un'aziendina che fatturava 2 milioni di euro, 4 miliardi. Del 95 abbiamo pagato questo debito, nel 2000 facevamo già 40 milioni. E quindi abbiamo poi diversificato, oltre al mondo della saldatura, dove noi oggi siamo leader, avevamo anche diversificato nel mondo della antifortunistica, degli articoli tecnici industriali, delle materie plastiche, eccetera, eccetera. Oggi il gruppo l'anno scorso ha fatturato 102 milioni, ha l'area business principale che è la saldatura, dove noi siamo leader in Italia indiscussi, poi c'è tutta quanta l'area DPI, dispositivi di protezione individuale, che vista purtroppo la situazione in Italia è stata per noi importante, perché ci ha permesso di cavalcare la cosa, e nel 2020 noi abbiamo fatto il record di fatturato di 42 anni di storia. Quindi non è sempre detto che le cose devono avere tutti i lati positivi, tutti i lati negativi, no? Per noi è stato un anno veramente molto molto importante, e abbiamo saputo cavalcare, perché non tutte le aziende che trattano prodotti per la protezione, c'è chi ha importato mascherine, ha fatto casini, eccetera, insomma. Quindi poi diciamo che questa è la mia storia con il gruppo, di cui sono ancora presidente e azionista di riferimento. Poi nel 2002 ho dato vita a una onlus di stampo cattolico, Mariana, onlus Mariana. E ti fa molto onore questo, che io conosco ovviamente. E tu hai fatto, te sei stato donatore, certo, mi hai aiutato, eccetera, e diamo, diciamo, istruzione a circa 20.000 bambini. 80 scuole nel mondo, molto difficile anche questo, è un mestiere tra virgolette difficile, perché all'inizio sono tutti quanti molto disponibili, molto euforico, poi alla fine bisogna tirare fuori i soldi, quindi per trovare le risorse, insomma, ecco. Quindi questa è stata poi un'altra tappa importante della mia vita, è stato il 2004, quando ho deciso di lasciare la carica operativa di amministratore delegato a un altro collega che ha fatto con me l'MBO, Andrea Giometto, e io mi sono ritagliato il ruolo di presidente e mi sono spostato su Milano. Sono spostato su Milano perché ritenevo che la piazza di Milano fosse un booster maggiore per la crescita della persona, ed è stato così, perché le persone che ho incontrato in questi 17 anni a Milano, direi che a Vicenza ci avrei impiegato 750 anni. Nel senso, certo, che c'è una questione di opportunità, no, voglio dire. Quindi certo, questo è... Quindi sono spostato a Milano, mi sono ritagliato un ruolo strategico nel gruppo, seguo le aziende più in difficoltà o comunque quelle che hanno più criticità,
tutta la parte finanziaria, tutta la parte di relazione con le banche, con il mondo finanziario in generale. E poi io, diciamo, sono sempre stato un amante della formazione, come dicevi tu. Ho iniziato a fare le comparsate nel 1990, sono venuto da te parecchie volte, mi ricordo quella volta a Sirmione ancora, certo. È stato veramente bello, mi ricordo quell'incontro che abbiamo fatto e mi sono fatto una domanda nel 2014-2015, ho detto come avrei potuto contribuire un po' di più nel mondo della formazione per dare una cosa, e ho dato vita a una community di imprenditori, che non è un settore di formazione, ma è un luogo dove imprenditori PMI si trovano e scambiano informazioni. Gli abbiamo dato un nome specifico, OSA, che vuol dire imprenditore, obiettivo, strategia e azione. Certo. Quindi, certo. Quindi ho completato quella che è la cosa, la mia vocazione da questo punto di vista qua. Ultimamente ho lanciato invece un rapporto un po' più friendly con gli imprenditori, un percorso più vicino con me che si chiama Imprenditore Vero, dove io seguo pochi imprenditori e li seguo fino in fondo. Quello che posso dire io, Alessandro, ai tuoi telespettatori, ai tuoi fans di questa pagina importante che tu hai, è che la cosa più importante per ciascuno di noi è avere le idee chiare sempre di quali sono le proprie priorità, di quali sono i propri obiettivi. Io credo che non bisogna andare in cerca degli stereotipi degli altri, perché altrimenti non riusciamo mai a essere soddisfatti, siamo sempre in viaggio, certo. E non siamo mai. Uno dice fatturato, ma cosa c'entra il fatturato? Il fatturato non vuol dire niente, non c'entra neanche l'EBITDA, non c'entra neanche l'utile, c'entra la tua qualità di vita, cioè quanto felice tu sei. Uno deve andare alla ricerca della qualità, della felicità, direi. Certo, neanche qualità di vita, proprio felicità. Cioè, io ho conosciuto tanti imprenditori, troppe volte grandissimi protagonisti del mondo economico e in bancarotta fraudolenta nella loro vita personale, no? Perché non hanno saputo gestire le due cose. E quindi alle persone io dico sempre: abbiate un chiaro progetto della vostra vita, abbiate una chiara idea di cosa volete fare a livello privato e cosa volete fare a livello pubblico. Pubblico inteso come professionale. Diciamo, chiaro, no? Chiaro. Perché il segreto per essere felici non è mica che sia tanto, tanto segreto, è questa cosa qua, è far funzionare questi equilibri qua. Certo, perché avere il giusto equilibrio. Quando uno mi dice il tizio fattura X o guadagna Y o ha un patrimonio di Z, eccetera, sono contento per lui, ma non ho mai provato invidia, non ho mai provato rabbia, non ho mai provato, ci sono dei leoni da tastiera adesso che sono una roba impressionante, basta che ti vedano con una macchina o in una casa o in una foto un po' particolare, cioè io mi viene da ridere, Sandra, perché dal 2005 c'ho l'autista, no? Quando mi faccio i video, la prima roba che dicono è lo status symbol dell'autista, per me è come un tornio, è come una fresa, è uno strumento, io faccio 8.000-10.000 chilometri al mese, ho 7 uffici, lavoro, vivo su 3 abitazioni, quindi per me è veramente uno strumento di lavoro, no? Chiaro. E quindi ciascuno dovrebbe, secondo il mio punto di vista, veramente guardare la propria vita, guardare il proprio palinsesto e dare il massimo su questo. E allora probabilmente ci sarebbe più equilibrio, ci sarebbe più consapevolezza e quant'altro. Cosa dire agli imprenditori? Gli imprenditori che ci sono oggi, beh, vi dico una cosa, secondo me questa è solo l'inizio di un cambiamento, la pandemia non finirà, ci sarà comunque un periodo in cui 5 milioni di persone rimarranno in smart working, ci sarà comunque un grandissimo cambiamento di modelli di business, cose che hanno funzionato per tanti anni oggi non funzioneranno più. Vero. E già vedo quelli che si sono seduti, che aspettano che passi la crisi rispetto a quelli che invece hanno cavalcato la crisi, che hanno cambiato pelle, no? Faccio sempre l'esempio di hotel a Milano, ci sono tanti che stanno ancora lì a aspettare ad aprire, altri che hanno tirato via i letti, hanno messo scrivanie e affittano le suite per manager che dicono lavoro lì, lavoro almeno dalla Gallia di Milano su un bel ufficio che sono da solo, non ho problemi, no? Quindi grandi cambiamenti di modelli di business, grandi creatività, frequentazioni di persone di livello è un'altra
E un'altra cosa che consiglio spesso, frequentate persone di livello, frequentate persone che possono darvi upgrade, non frequentate, io non sono un classista, ma con persone che non hanno fatto nessun passo avanti nella vita, non imparate nulla, non imparate assolutamente nulla. Con persone che parlano sempre di calcio, adesso, con tutto rispetto per quel mondo, che è un mondo importante, no? Ma persone che parlano solo di calcio e sono al bar a chiacchierare. Voglio dire, o guardare o ammazzarsi di ore di televisione, non c'è niente da imparare. Non c'è niente da imparare. Sì, infatti, C'è da Mirko, imparare. perdonami se ti interrompo un secondo, ma tornando prima della diretta, no, parlavamo di un amico in comune, no? E sai di chi sto parlando. E una delle frasi che lui mi disse che lui disse qualche tempo fa, che ancora oggi mi rimane molto impressa, è: molte persone desiderano sedersi ad un tavolo ed essere le persone migliori per gestire la conversazione sul tavolo. Dice: io invece preferisco sedermi ad un tavolo dove sono la persona più ignorante, nel senso di ignorare le cose, perché posso solo imparare dalle altre persone. Ecco, molti hanno questa presunzione, no? Di essere sempre i protagonisti. Quando invece ti siedi ad un tavolo, come dicevi tu, quando frequenti delle persone che sono fonte di ispirazione, che possono darti delle informazioni, così si cresce. Se invece sei sempre tu a volere parlare e mai ascoltare, difficilmente si riesce a crescere. Quindi questo è un aspetto importante. Ti sei mai chiesto cosa sarebbe successo tanti anni fa se tu, anziché giustamente continuare alla decima, undicesima, dodicesima, ti fossi fermato alla 19ª banca? Perché oggi molti giovani non hanno questa perseveranza, no? Provano una volta, due, poi si fermano perché va, sì, lasciamo stare. Tu invece hai avuto Sì, questa perseveranza. la perseveranza è molto importante anche perché le cose di un certo tipo non riescono la prima volta. Non riescono la prima volta. Quindi uno pensa che il successo sia facile. Il successo non esiste la prima volta, voglio dire. Quindi c'è veramente bisogna avere tanto, tanta, tanta, tanta pazienza, tanta possibilità di cioè, tante, è come un po' la vendita, non lo sai, no? 20 volte una vendita, ma le 19 no, sono un percorso per arrivare sì, no? Questo è un po' il concetto. E la gente invece si stufa e quindi secondo me è importante che la gente in questo momento qua aumenti la resilienza, aumenti la capacità di essere determinato, il pragmatismo, la creatività nel cambiare le cose, perché la gente anche parlare di questa pandemia, di queste mascherine, cosa serve? Cosa serve? Avercela col governo, cosa serve? Parlare di politica, cosa serve? Niente. Non serve a niente. Se invece cominciamo a dire come possiamo fare questo, come possiamo fare quello, come posso migliorare la mia vita, come posso migliorare la mia condizione economica, come posso guadagnare di più, come posso avere un livello di vita più consono con la mia famiglia, eccetera. Cioè, allora diventiamo creativi. E questo vale per tutti, non vale solo per gli imprenditori, no? E quindi, però è una mentalità che bisogna arrivarci, Alessandro. Bisogna arrivarci, bisogna lavorare su se stessi. La gente non vuole, non legge. Io leggo 3 ore al giorno. No, beh, mi alzo presto la mattina, per carità. La gente non legge, non legge. E questo è un altro discorso molto importante. La gente non ha ideali, non ha ideali e soprattutto la gente non ha vita spirituale. Questa è un'altra cosa molto importante. Quando io mi confronto anche su questo, dico io prego mezz'ora al giorno da sempre, per me è normale, faccio parte di un gruppo di preghiera che si chiama Coroncina della Divina Misericordia, preghiamo per circa 400 casi all'anno di tumori, di robe, eccetera. Ma per me è normale fare la mezz'ora di preghiera perché è un momento che poi sia anche terapeutico, dicono, no? Che poi tu stai Certo. terapeutico. Sì, ci sono Quindi anche degli studi scientifici che provano che la preghiera, al di là di che uno sia credente o quant'altro, però ha certo. comunque un che di terapeutico. Esatto, guarda che c'è Onorato Fabbri che ci ha salutato, Onorato Ferri che Certo. ci ha salutato, grandissimo, grandissimo imprenditore di Vicenza. E quindi anche la parte spirituale secondo me è molto molto importante, molto molto determinante. Insomma, uno dovrebbe sviluppare tutte le aree della sua vita, dovrebbe veramente cercare di lavorare dappertutto. Naturalmente focus sempre la parte professionale che è quella da Chiaro. dove arriva la benzina, no? Perché se uno non Certo. guadagna non è che può essere felice. Però onestamente, Alessandro, ho visto molte persone guadagnare cifre veramente modiche, ma essere contenti e altri guadagnare cifre impressionanti, essere insoddisfatti e correre dietro alla chimera. Quale chimera? Quale chimera? Quale chimera? Cioè, avrai sempre qualcuno che ce l'ha più lungo di te, sempre il capannone, cioè, qualsiasi cosa, a cosa leghi la tua felicità? A cosa la leghi? Se non hai un'idea chiara, cosa fai?
Quindi io scrivo molto, scrivo nei quaderni, poi me li riporto in Evernote, in Todoist, ho fatto di necessità virtù, penso di essere a livello di produttività molto elevato, però alla base di tutto è la capacità di organizzare la propria vita. Certo. Okay? I sette pilastri del successo di Steve Covey, certo. È il più grande in assoluto. Vero. È il libro che lo leggo, lo rileggo ancora adesso, dico, come ha fatto a scrivere questa roba qua da tanti anni fa? Come ha fatto a scrivere questa roba che è una roba pazzesca? Una roba, cioè... È veramente un must, dovrei averlo qui in giro da qualche parte, perché anche ogni tanto me lo rileggo, è tutto sciupato. È un libro, quindi voglio dire, leggere è importante fondamentale. Perché frequentare persone di livello è importante anche lì. Frequentare persone di livello significa andare a cercarle, inserirsi nei circuiti, no? Frequentarli, certo. Dire tu come hai risolto questo problema. Noi abbiamo il nostro perimetro esperienziale, che è fatto dalla nostra esperienza. Cosa può ampliarlo? La lettura e l'esperienza, certo, degli altri. Certo. Perché per ampliarlo da soli dobbiamo vivere una vita per imparare. Certo, perché, infatti si dice che qualcuno, no, quando compra un libro ti porti a casa molto più di qualche etto di carta e qualche grammo di inchiostro, ma spesso ti porti a casa la storia di una vita intera, condensata, che tu non puoi vivere tutte quelle vite, quindi leggere ti aiuta ad ampliare, come stai dicendo tu, i tuoi orizzonti, insomma, perché senti le esperienze di persone che hanno già vissuto prima di te quelle cose. Assolutamente sì, questo crescere per vie traverse, cioè per esperienze altrui, è veramente una cosa molto importante. Beh, in Osa, certo, su questo discorso qua stiamo facendo bene, perché mettiamo in matching molti imprenditori, ma credo che l'imprenditore oggi possa avere veramente possibilità di network dappertutto, perché, certo, basta che si vada in cerca di, ripeto, circuiti di qualità, tavoli di qualità, scambi di qualità, persone etiche, persone che, insomma, però senza lavorare su noi stessi è come uno che va in palestra, poi dopo al terzo appuntamento abbandona la borsa perché è stufo, perché dice mi tengo la mia pancetta perché non fa per me, insomma, no, sto discorso. Certo, certo. Mirko, perdonami, io ovviamente la tua storia ho già avuto il piacere e l'onore di ascoltarla molte volte e l'ho riascoltata con grande piacere. Vorrei adesso riprendere un attimo tra le tante cose meravigliose che hai fatto nella tua vita e che ancora farai. Vorrei riprendere un attimo l'aspetto della Onlus, perché magari ti vorrei chiedere di parlarne un po' di più, perché magari alcune persone che sono collegate in questo momento, magari anche loro possono dare un contributo, visto che è una cosa così nobile quello che tu hai fatto e creato. Grazie Alessandro. Allora, da dove parte l'idea di Onlus Mariana? Parte dal fatto che io non ho avuto figli, e quindi ho cominciato a chiedermi quale potesse essere il mio give back per bambini, per una categoria di esseri umani molto indifesi e molto a rischio, diciamo, no? E lì arrivai alla fondazione con altri imprenditori, arrivare alla fondazione di Onlus Mariana. Cosa facciamo noi? Innanzitutto facciamo solo esclusivamente formazione ai bambini. Sì. Okay? Quindi non facciamo opere materiali, non facciamo ospedali, non facciamo niente, solo formazione. Individuiamo la congregazione di cattolici o laici che gestiscono una scuola, ne abbiamo circa 80 adesso, mm-hmm, e ci facciamo mandare dei rendiconti, mm-hmm, abbiamo un bilancio certificato. E poi oggi adottiamo, diciamo che con 2-3 mila euro in un anno adottiamo un orfanotrofio in Eritrea da 60 bambini. Meraviglioso. E mm-hmm, cosa si va? Si dà cosa? Con questi 3 mila si danno i gessi, si paga i professori, si comprano quei pochi libri che servono, insomma. Ecco, Onlus Mariana è la lunga manus del bene di persone che vogliono dire io voglio contribuire. Io voglio, certo, dare, perché... Ci puoi dire il sito, così magari lo diciamo agli amici, www.onlusmariana.org. assolutamente. Perfetto. Posso pubblicarlo anche qua? Mi dai il permesso di pubblicarlo? Sì, ok. Bene, lo pubblico anche nei commenti, così se qualcuno volesse andare a vedere, magari contribuire, sicuramente può essere una cosa che fa piacere e aiutiamo tanti bambini. Scusami Mirko se hai voluto approfondire questo, per le tante cose interessanti, perché credo che mai come oggi... Sono alla ricerca di benefattori, Alessandro. Perfetto, quindi... ho pubblicato il link, quindi andatelo a vedere, mettetevi in contatto con la Onlus se volete contribuire anche voi, come ho fatto io e come tante altre persone. Anche perché Alessandro, i benefattori, poi noi li mettiamo in contatto direttamente, se vogliono fare un viaggio con i loro figli
nella scuola che loro stanno finanziando, lo fanno. E questa è Meraviglioso, grandissima esperienza di vita bello, molto, molto bella, no? Molto, bello. molto approfondita, insomma, no? Quindi. Certo. Bene, Mirko, dopo questa cosa così spirituale che ti fa tanto onore, come le tante altre cose che hai fatto, diciamo, a completamento di questa bellissima chiacchierata, mi tratterrei con te per ore, ma so che anche tu ovviamente hai i tuoi impegni. Già avevi iniziato, io un po', ti ho un po' interrotto perché volevo appunto approfondire un attimo il discorso della Onlus, perché mi sembrava molto importante. In chiusura stavi parlando appunto di questo cambiamento, quindi magari un paio di suggerimenti, di tue riflessioni su cosa oggi un piccolo e medio imprenditore dovrebbe fare o chi volesse avviare un'attività, come affrontarla in questo mondo che è completamente cambiato nell'ultimo anno. Beh, allora, lo strumento importante di oggi che qualsiasi impresa di qualsiasi livello, di qualsiasi settore deve avere è un piano industriale. Il piano industriale è uno strumento che ti dice cosa farai nei prossimi anni, come lo farai e con che tipo di risultato ti vuoi uscire. Questo è uno strumento, il piano industriale è uno strumento che ti obbliga a ragionare in termini strategici. Cioè ti obbliga a chiederti veramente di fare un'introspezione, dire come io posso fare per andare dal punto A al punto C. Ok? E questo è veramente basilare. Io credo che facendo il piano industriale, anche le piccole aziende non sono abituate ad avere il piano industriale, non sono abituate ad avere il controllo di gestione, non sono abituate ad avere il conto economico mensile. Sono cose molto semplici e molto banali, no? Ma ti danno l'idea di avere il volante in mano della tua automobile. Oggi non Certo. si può più guidare senza queste cose qua, perché guidare senza queste cose qua è come andare a 200 all'ora con la benda negli occhi e si fa un incidente velocemente. Quindi è veramente importante che tutti gli imprenditori si pongano l'obiettivo di dire faccio il piano industriale. Adesso è finito il bilancio del 2020. Si sta per depositarlo, lo si è depositato, fate il 2021, 22, 23, 24, 25, fate delle proiezioni, fate delle previsioni, prendete i vostri professionisti, prendete il team, create il team, prendetelo e chiedetegli dove possono arrivare margini, fatturati e tutto quanto il resto, perché così vi schiarite le idee e così Certo. soprattutto anche a livello di brainstorming capite se magari l'azienda ha un posizionamento di mercato corretto. O invece è arrivato il momento di Di riposizionarsi. riposizionarsi, certo. Dicevamo che prima anche noi, no? C'è molta gente che si sta riposizionando, sta cambiando, sta modificando il proprio modello di business. Oggi c'è il web che fa diventare obsoleti business alla velocità della luce, insomma, no? Quello che si poteva fare in 3 mesi, e dice prendi quello che c'è da prendere, che dopo 3 mesi questo business qua è passato, insomma, no? Certo. Quindi io credo che si debba fare questa cosa qua. Si debba veramente prendere in mano la propria azienda, ma non solo da un punto di vista di fatturato, perché di solito il fatturato è un termine di o mercati o margini, complessivamente cosa si vuole fare? E questa è una domanda veramente, cosa si vuole guadagnare? Che patrimonio si vuole arrivare a realizzare? Quanti soldi voglio mettere da parte io per la mia età dopo, che sarà dopo lavorativa? Cosa voglio fare? Perché uno lavora per una vita, per creare ricchezza, no? E poi Chiaro. ho un progetto di separazione di questo patrimonio mio personale dall'azienda. Sono ancora molto in confusione fra la mia persona fisica e la forma giuridica dell'azienda. Ci sono molti, molti imprenditori che senza la loro azienda sono orfani, sono Certo. spaesati, ma Vero. semplicemente vuol dire che non hanno mai lavorato fuori dal loro ambito professionale. E lì dentro si sentono dei re indiscussi, vanno fuori, non sono nessuno, nella Certo. società, nel mondo. Di tutti i giorni sono nessuno, no? E allora vuol Certo. dire che sei sbilanciato, sei un workaholic. E allora torniamo al fatto che ti senti frustrato a casa tua, nell'azienda, urli, fai disfi, brega, però fuori non sei nessuno. E allora io invito proprio gli imprenditori a essere un po' più equilibrati, un po' più morigerati, un po' più lungimiranti, un po' più pianificatori. Un po' più istruiti, perché questo è anche il fatto di questi professionisti. I professionisti fanno tante volte quello che vogliono perché l'imprenditore è ignorante nel senso che non conosce le cose, Conosce, non certo. conosce gli aspetti fiscali, non conosce
gli aspetti di economia, non conosce gli aspetti di patrimonio. Invece, secondo me, l'imprenditore oggi deve essere un po' a 360. Certo. Questo è quello che penso io, è quello che e tutti possiamo metterci a studiare, qualsiasi momento. Io mi alzo alle 5 della mattina, 2 ore, 2 ore e mezza, leggo i giornali, faccio le cose che devo fare, prego, eccetera, e sono tanta roba, 3 ore al giorno, certo, per certo. fare qualsiasi cosa, no? Certo, certo. Bene, Mirko, che dire, sei sempre fonte di grande ispirazione, oltre ad avere dato certamente dei suggerimenti più a livello di marketing, a livello strategico, ma anche a livello spirituale, che sono altrettanto importanti e che spesso invece vengono trascurati. Ne hai parlato proprio tu all'inizio, no? Conosciamo tutti magari imprenditori o manager che magari guadagnano anche molti soldi, ma se si va poi a vedere qual è il loro stile di vita, magari è molto basso, gente che sta 20 ore dentro l'azienda, come dicevi tu, magari senza l'azienda è persa, nessuno è morta, no? Invece la vita è molto più che solo la tua impresa, per cui riuscire a raggiungere questo equilibrio che magari anche per chi come noi ha qualche anno in più magari può aiutare qualche anno, però ci sono anche tanti giovani che ci stanno ascoltando, prima si inizia e prima ci si arriva, poi tu stesso hai iniziato a 20 anni, io anch'io a 17-18 anni a lavorare, quindi insomma si può iniziare anche quando si è molto giovani ad acquisire una certa mentalità, sicuramente. Certo. Bene, Mirko, io ti ringrazio infinitamente, è stato un grande piacere rivederti, seppure virtualmente, in attesa di poterci rivedere e ristringerci la mano come si faceva un tempo. Io ti ringrazio, a nome mio ovviamente, di tutte le persone che ci stanno ascoltando. Voglio ricordare che ho postato anche il link della Onlus Mariana, quindi andatelo a vedere e se potete contribuite, perché è veramente un bellissimo progetto, veramente qualcosa di veramente grandioso che è nato grazie appunto a Mirko, per cui grazie davvero Mirko, alla prossima e grazie a tutti quanti voi. Grazie Alessandro e grazie a tutti voi. Buona vita. Ciao Mirko. Ciao. Ciao.